Ciao ragazzi, bentornati. Facciamo una piccola capatina nella scala esatonale o scala toni interi. Una scala che è stata poi nominata anche scala Debussy, anche se in realtà, storicamente parlando, non l'ha inventata lui, ma l'utilizzo di questa particolarissima scala è antecedente a questo grande compositore. È anche vero che ne ha fatto proprio lui un grandissimo, un largo utilizzo, quindi molte sue composizioni presentano appunto dei passaggi, delle successioni melodiche di fraseggi costruite proprio con questa scala. Detto questo, si può trovare anche in alcune opere di Mozart, Bartok, quindi non è assolutamente una scala di un unico o di pochi compositori. È una scala che ha una sonorità molto particolare. Come avete visto, diciamo, nella spiegazione, la parte appunto scritta di questo capitolo, fondamentalmente esistono due scale esatonali. Molto spesso vengono chiamate scala esatonale di Do e direbbe mollo di Do diesis, poiché da qualsiasi nota io parto di ognuna di queste due scale posso ricrearne altre sei semplicemente partendo dal tono successivo, quindi Do. Avrò Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, Si bemolle, o La diesis e Do. La scala esatonale di Re, per esempio, non è altro che la scala esatonale di Do partendo da Re, così come quella di Mi, di Fa diesis, eccetera. Stessa cosa, partendo un semitono sopra, quindi appunto Re bemolle. Accade esattamente la stessa cosa, quindi avrò la scala esatonale Re bemolle, scala esatonale Mi bemolle, scala esatonale Fa naturale, fino ad arrivare appunto alla sesta nota. Detto questo, utilizzando questa scala, diciamo, a livello compositivo, si possono ricavare degli accordi molto molto particolari, perché su tutti i gradi, innanzitutto su tutti i gradi della scala, si formano triadi aumentate. Quindi in Do avrò il Do aumentato, il Re aumentato, il Mi aumentato. Ma avrò anche degli accordi di settima molto particolari, quindi in Do avrò Do settima, ad esempio, con la quarta diesis, con la quinta diesis, eccetera, eccetera. Quindi non mi addentro troppo, diciamo, nella parte di spiegazione della scala, ma passo subito a farvi vedere qual è il mio approccio, premettendo che io non l'ho mai utilizzata molto questa scala, poiché la sonorità personalmente mi è un po' difficile da fare mia, diciamo così. Ho trovato anche moltissime composizioni in ambito jazz, ad esempio uno dei miei sassofonisti preferiti, Wayne Shorter, poi è diventato sassofonista e componente principale insieme a Zawinul Waterdeport. Lui ha fatto diverse composizioni utilizzando questa scala sugli accordi di settima, appunto. È una scala infatti che si può utilizzare sugli accordi di settima. Ovviamente se io do settima in forma, diciamo così,
classica, quindi do, mi, sol, si bemolle, ci posso suonare questa scala a patto che mi piaccia la sua sonorità, quindi avrò, oltre alle note dell'accordo, avrò la quarta diesis, la quinta diesis, eccetera, eccetera. Quindi personalmente non ne ho mai fatto un utilizzo così ampio in fase di improvvisazione, ma l'ho utilizzata molto, ad esempio, in fase di esercitazione, nel senso che è una scala molto particolare dove ci si può creare delle successioni di pattern molto carini. Io, ad esempio, ho fatto qualche video fa, insomma, diversi miei metodi didattici, degli esempi di esercizi, soprattutto per la mano sinistra. So che questo è un corso di armonia, non di tecnica, però faccio un piccolo, piccola uscita, vado un attimo out, porto il in. Ad esempio, se prendiamo la scala esatonale di Si o di Re bemolle, comunque, insomma, avete capito, e faccio questo parte. Quindi tono, 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 poi vado da, quindi sarebbe Si, La, Sol, Fa, poi vado da La, La, Sol, Fa, Mi bemolle. Sol, Fa, Mi bemolle, Re bemolle, eccetera, eccetera. Posso fare un esercizio che a me piace molto e che praticamente si può fare all'infinito, altra caratteristica della esatonale, che non ti dà mai quel senso di conclusione, perché è una scala appunto dove qualsiasi nota può essere considerata tonica. Questo è un altro discorso. Comunque, esercizio più o meno sempre così. Faccio prima lentamente. Via, discorrendo un po' più veloce, ne eccetera, eccetera, un po' fuori allenamento, comunque avete capito, ma questo è solo uno dei pattern, degli esercizi che si possono creare con questa scala. Ad esempio, un altro piccolo espediente che si può utilizzare è quello di pensare agli stessi intervalli, appunto, su ogni tono, su ogni grado della scala, fare ad esempio questo lentamente. Praticamente io sono il tritono su tutti i gradi della scala, uno in senso discendente, ad esempio Si, Fa naturale, Si, poi vado il tono sopra, quindi Do diesis, Re bemolle, sono il tritono. E questo si può fare anche creando altri tipi di parte, ad esempio, le possibilità sono veramente infinite. Quindi anche con questa scala vi potete divertire. Vi faccio sentire un attimo il sound dell'accordo, diciamo. Iniziamo dal semplice, quindi di settima normale. Si, settima. Sentiamo se suoniamo questa scala. Grazie.
percezione della tonica. Mettiamo ora l'accordo con anche la quarta diesis e la quinta diesis. Sentite che sonorità, quasi mistica, quasi molto molto strana. Su questo accordo ovviamente la sua. Sta al vostro gusto, sta al vostro modo di improvvisare, al vostro, diciamo, come sempre, a quello che volete trasmettere, utilizzando questa scala, sia in fase appunto di composizione, quindi sentito la sonorità di questi accordi molto appunto particolari, sia in fase di improvvisativa. Sia in fase improvvisativa, dipende sempre da quello che si vuole trasmettere con la propria musica. Quindi mi fermo qui, potete utilizzarlo appunto su una base come tutto scritto nel PDF. Comunque io ho preso un tappeto di si settima, dopodiché un tappeto di si settima con la quarta e la quinta aumentata. Vi aspetto per le scale diminuite e poi ci dirigiamo verso la fine del corso, quindi il prossimo video.